Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi i miei ultimi acquisti in fatto di moda e qualcosina di make-up. Partiamo subito con le cose che mi sono state inviate dal sito Shein. La prima cosa che ho scelto è un maglioncino che mi ha colpito subito per i colori. Mi piace tantissimo questo abbinamento. È un maglioncino da mezza stagione, perché infatti è a tre quarti ed è leggermente crop top. È morbidissimo, ovviamente appena è arrivato puzzava in una maniera terrificante, però è veramente morbido, me lo aspettavo più plasticoso. Per quanto riguarda la composizione, credo sia totalmente in acrilico o con una piccola percentuale di poliestere. Da indossare in questo periodo assolutamente no, perché io sono super freddolosa, però per stare in casa mi trovo veramente molto comoda e poi penso che lo sfrutterò tanto quando finirà l'inverno e inizierà la primavera. Ho voluto poi provare una cosa che non è tanto nel mio stile, però mi incuriosiva tanto, volevo provare da tantissimo un capo di questo genere. Ovvero, aspettate che ve lo mostro in maniera un po' più decente, questa giacca. Allora, come taglio assomiglia tantissimo a un giacchetto di jeans, solo che questo è in simil velluto, perché sicuramente non è velluto, ma al tatto dà quella sensazione, ed è a costine. All'interno è in pelo di pecora, lo chiamo io, comunque abbastanza peloso e morbido, ma è un diciamo un rivestimento che copre soltanto la parte centrale del corpo, perché infatti le maniche sono sì imbottite, hanno tipo una doppia fodera, però appunto non hanno questa imbottitura morbida. Ecco, una di quelle cose che vedevo tantissimo, soprattutto l'anno scorso, che mi incuriosivano, ma che per un motivo o per un altro ho detto, buono, e se poi mi stancassi? Quindi ho deciso di provare, anche perché il colore bordeaux mi piace da impazzire, e anche in questo caso non è qualcosa che riesco a mettere in questo periodo dell'anno perché non tiene così caldo, però verso la fine dell'inverno sicuramente potrebbe essere un'ottima soluzione. In questo caso c'erano le taglie, il maglioncino di prima invece era taglia unica, ho preso una S e sta leggermente comoda, il che va più che bene perché non essendo particolarmente pesante sotto tocca metterci un maglione, anche se decido di mettermi un maglione voluminoso riesco ad entrare in questa giacca senza sentirmi un booster. Il prossimo capo è uno dei miei preferiti in assoluto, forse per me lo metterei tutti i giorni, mi vedreste in video sempre con questo addosso perché è troppo morbido ed è bellissimo, ed è questo maglione che ho preso da Stradivarius, fa parte della linea Basic, pagato fra i 10 e i 12 euro e sembra non avere una forma perché è proprio, cioè, è immenso e io ho preso la taglia più piccola, la S, è molto grande, oversized, sta comodissimo addosso ed è super morbido. Questo per stare in casa è top, ma io lo uso anche per uscire perché non mi interessa, è super comodo, mi piace tanto. Anche il colore mi fa impazzire. Ultimamente sono un po' in fissa con questi toni del giallo, soprattutto abbinati al grigio. Tipo questa sarebbe una coppiata vincente per me. Anche in questo caso da solo non lo metterei tantissimo per uscire perché non tiene molto caldo, è in viscose poliestere, però magari con una maglia sotto assolutamente sì. Un maglione che ho preso un po' di tempo fa quando facevano il 40% di sconto da Stefanel è questo qua, che mi avete visto in diversi video e foto perché è tipo la vita, è super morbido e mi piace tantissimo come al colletto, ma anche la trama marroncino e panna, penso che si sposino molto bene, una trama che mi piace. Ed è il tipico maglione invernale che si riesce a mettere sia per tutti i giorni che magari per uscire, perché è molto fine ed elegante secondo me, tiene molto caldo, è fatto in lana e cashmere, è veramente un pezzo strepitoso. Non so dirvi quanto sia costato perché è stato un regalo da parte di mia madre, ma per l'appunto facevano il 40% di sconto da Stefano. Ogni tanto fanno questi sconti. Passiamo ora alle cose che ho preso da Zara. Ho trovato soltanto un articolo in sconto, ovvero questi pantaloni. Sto facendo molta fatica a trovare dei pantaloni, delle maglie che non siano troppo giovanili, ma allo stesso tempo che non mi invecchino. Però al di là di questo,
questo paio di pantaloni a me piace, abbinato poi a qualcosa di più casual sopra, penso che vada bene anche per tutti i giorni. Mi piace molto la trama, i colori e come mi sta addosso, perché è stretto in vita, però ha la gamba veramente comoda. Abbinato alle cose giuste, secondo me, è anche giovanile per certi versi. In generale ho visto poi che questa trama, questi colori stanno andando tanto. In tantissimi negozi diversi ho visto pantaloni molto simili. Questi erano in sconto, penso di averli pagati circa 25 euro. E sono anche leggermente caldi. Faccio sempre fatica a trovare pantaloni caldi che siano in lana o comunque misti. I jeans non tengono caldo affatto, devo sempre metterci sotto i collant. Vorrei per una volta non dover mettere niente sotto i jeans, quindi cercavo un paio di pantaloni un po' più caldi. Non era in sconto, ma quando ho visto questa maglia me ne sono innamorata, me l'avete vista indosso anche in diversi video, ovvero questa qua. Il tessuto ricorda molto quello del maglione di Stradivarius che vi ho fatto vedere prima, quindi è veramente super morbido, grigio, con dei pom-pom blu elettrici, cioè è stupenda. Non tiene caldo anche in questo caso, per uscire dovrò aspettare un po' di tempo, al massimo mettermi una maglia sotto, però è molto comoda, morbida e non lo so, la trovo anche un po' giocosa, mi piace particolarmente, poi con questi pompone... Non lo so, mi sono innamorata. Anche questa è in poliestere e viscosa e niente, è una cosa proprio che grida me. Prima di mostrarvi il prossimo capo, devo fare una premessa. Online, soprattutto su Instagram, avevo visto girare questi pantaloni tantissimo e mi sono sempre detta che belli, chissà dove li hanno presi, magari è una marca che qua sicuramente non si trova, magari sono super costosi, non lo so. Mi piacevano tanto ma non sono mai andata a indagare, fino a una mattina che mi sentivo particolarmente triste, ho visto la foto di una ragazza che seguo con questi pantaloni e nella foto taggava il brand Monki. Da lì mi è partita la scintilla, ho iniziato a cercarli su ASOS Italia, non c'erano, su ASOS inglese non c'erano, disperatissima, ho detto va a finire che era una collezione magari di quest'estate. Non mi sono data per vinta, sono andata sul sito di Monki. E li ho trovati subito. E guarda caso ne erano rimaste due taglie e una di queste era la mia. E quindi non potevo non prenderli, anche perché invece che 40 euro costavano 10. È vero che ho dovuto aggiungere 7 euro di spedizione, però li ho ordinati martedì e mi sono arrivati venerdì mattina dall'Inghilterra, quindi servizio veramente top. E comunque per 17 euro un paio di jeans di Monki mi sembra molto buono. Di questo brand ho un altro paio di jeans a vita alta skinny, questi invece sono mom. Di questo lavaggio è abbastanza classico, ma la particolarità sta nelle ginocchia, dove ci sono queste applicazioni per l'appunto, ci sono cuciti dei gattini. Ditemi se non sono adorabili, e lo so che li amerete perché quando ho messo una stories su Instagram di me con questi pantaloni, in tantissimi mi avete inondata chiedendomi dove li hai presi, dove li hai presi, quanto costano, dove li posso trovare. Sono meravigliosi, a parte questo dettaglio che veramente grida Donatella in ogni suo centimetro di tessuto, sono anche comodi. Per quanto riguarda la taglia ho preso una 27 che mi va perfetta, non è stretta in vita quando mi siedo, soprattutto, che è una cosa essenziale per me nei mom, perché spesso devo prendere una taglia in più, quindi quando cammino mi scendono leggermente, però almeno quando mi siedo posso respirare senza dovermi sbottonare il bottone. Sbottonare il bottone, fantastico, però penso di aver reso bene l'idea. A volte mi chiedete come faccio ad azzeccare la taglia quando ordino dei pantaloni online. Quello che faccio è semplicemente guardare la linea guida che hanno. In tutti i siti hanno sempre una tabella con scritto, che ne so, taglia 26, giro vita, tot centimetri. Mi prendo le misure e vado di conseguenza. Questi quindi sono i pantaloni della vita e li metterei ogni singolo giorno. Sono veramente comodi, l'unica cosa che all'inizio, quando magari ti pieghi nella zona ginocchio, è leggermente rigido, ma per il resto quando si cammina, quando si è seduti,
non si sente di avere qualcosa appunto in quella zona. L'unico accessorio che ho da mostrarvi oggi è questa sciarpa che ha la stessa stampa della mia maglia praticamente. Non so se ve l'ho mai fatta vedere questa, comunque anche questa l'avevo presa da Zara, però settembre-ottobre. In ogni caso non l'ho fatta apposta, giuro. Comunque questa è una di quelle sciarpe enormi. Non era in saldo, mi sembra di averla pagata anche questa a 15 euro circa. Avevo una sciarpa molto simile, tutta grigia, che indosso sempre perché mi piace imbacuccarmi, cioè io in genere mi avvolgo e chi si è visto si è visto, cioè mi piace stare al caldo, tengono veramente caldo, sono comode, io le adoro queste sciarpone immense e mi piaceva avere appunto qualcosa di più, tra virgolette, elegante, perché l'altra è classica, grigia, semplice, semplice, questa invece appunto una leggerissima stampa che secondo me si abbina bene ai cappotti e ai giacchetti che ho in casa e poi appunto è super morbida. Passando a quelle due o tre cose che ho preso di make-up. Mascara. Stavo terminando il mio mascara e volevo tentare qualcosa di diverso dal mio solito ciglia sensazionali e ultimamente sto usando il Baby Roll di L'Oreal, qualcosa del genere. Comunque volevo provare qualcosa di diverso, soprattutto qualcosa di incurvante perché ho le ciglia abbastanza lunghe, però tendono a rimanere dritte, ad appesantirsi. Quindi mi sono lasciata consigliare in negozio. E mi è stato consigliato un kit che prevedeva questi due prodotti. Il primo che è in questa mini taglia è il Dior Show Maximizer 3D. È praticamente un primer bianco trasparente che va applicato prima di mettere il mascara. E il mascara sempre di Dior è il Dior Show Iconic Overcurl. Lo sto utilizzando sia da solo che abbinato al primer, magari in quei giorni in cui voglio uscire e voglio proprio pompare le ciglia. Sono rimasta leggermente delusa dall'effetto, sarà che io pretendo molto dalle mie ciglia perché avendole lunghe vorrei che fossero sempre bellissime e perfette e purtroppo così non è. Però in generale incurvano le ciglia, un effetto anche abbastanza naturale con una sola passata, è come se non avessi messo il mascara, però le ciglia sono ben visibili e incurvate. Mi aspettavo però qualcosa di più. E a proposito di primer, ho preso finalmente quello di Urban Decay, il famosissimo Primer Potion, l'original. Allora, io erano anni che non usavo un primer per gli occhi. Tantissimi anni fa usavo quello di Kiko, ma non mi piaceva più di tanto. E nell'ultimo periodo utilizzavo un ombretto in crema di MAC come base per il trucco, ma sia con quello, il correttore cipria, non cipria, il fissante sugli occhi andava continuamente nelle pieghe, tutto quello che ci mettevo sopra, quindi l'ombretto e quant'altro, era veramente un disastro. Quindi ho approfittato degli sconti attorno a Natale da Sephora per prendermi il Primer Potion e devo dire che è stato un acquisto molto valido. È costato sì una ventina di euro, qualcosa in meno forse con lo sconto. Però quando metto questo l'ombretto mi rimane addosso veramente per tutta la giornata, indipendentemente dal fatto che io metta lo spray fissante o meno. Quindi sono rimasta molto impressionata perché già la prima volta che l'ho applicato ho notato una grandissima differenza. E contate che io tendo ad avere le palpebre un po' oleose durante l'arco della giornata, quindi top, veramente. Adesso non so più come fare senza questo prodotto. Le ultime due cosine che ho preso da Amazon sono a tema Gudetama. Il marchio si chiama Olika Olika, se non sbaglio. È un marchio coreano che ha fatto una linea a tema appunto Gudetama. Non so se sia edizione limitata o meno. Fatto sta che l'avevo visto girare già da molto tempo, ma non mi ero mai decisa ad acquistare nulla perché appunto è difficile reperire questi prodotti. Io li ho trovati su Amazon semplicemente cercando Olika Olika Gudetama. C'erano tantissime cose, forse per me avrei acquistato tutto. Mi sono però trattenuto e ho preso soltanto questi due prodotti. Il primo è bellissimo, è patatosissimo, è praticamente una polvere. È bellissimo. Dicevo, è una polvere pressata
antilucidità. Praticamente quando iniziate ad essere lucide nella zona T, io in particolare tendo a lucidarmi tanto, basta applicare questa polvere che assorbe appunto il sebo. È una funzione molto simile a quella delle salviette assorbi sebo, soltanto che questo è il formato compatto. L'altro prodotto invece che sembra una penna è in realtà un rossetto. Molto particolare perché è un genere di rossetto che non avevo mai provato. Praticamente, man mano che lo consumate, va spinto il pulsante sotto per far uscire il prodotto. Questo in particolare è nella colorazione Marmalade qualcosa, adesso ve lo dico. Non c'è scritto sulla confezione, ve lo lascerò scritto magari in descrizione. Comunque è un rosso lampone che penso però sulle labbra rimanga non trasparente, però meno intenso, non come un rossetto diciamo matte per intenderci. Questi prodotti li ho pagati attorno ai 10 euro, 9 euro, 10 euro l'uno, comprese le spedizioni. Sono arrivati in 3 settimane circa. Questi erano quindi i miei ultimi acquisti. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e qual è la cosa che vi è piaciuta di più, che vi ispira particolarmente, e se anche voi amate Gudetama. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!